Buoni 3 anni in questa seconda, sono in 8, quindi la fila è completa dentro le ali della macchina. Salice e getta Antonio Di Nardo in salchi, per il momento il più gettonato. È un figlio di Giganne, oh, Tufano Mania e il training. Tony anche in salchi, mezzo meccanico a 200, allineamento che va a completarsi. Arretrato proprio il Salice Jet, imitati da Sabaudo e Soffio. Via la macchina in velocità. C'è lotta alla chiusura con Sara QF che rientra a Susina Joe che chiede strada. Sarà un classico freeway per VP e la sua Susina che dopo 200 in 13.6 scende lungo i birilli. Nelle prime posizioni Steven De Ronco mentre parcheggia Soffio. Lunga fila indiana al completamento dei 400 che se ne vanno nell'ordine del 28.9. E ora il buon D'Artagnan tira un po' i remi in barca, per linee esterne sali Jet, lontano il 5 di Sogno del Nord. Cavalli al completamento dei 600 iniziali, passati in 44.5. E intanto Steven anticipa l'idea di Salice e si presenta su Susina Giù. Penultima curva, andatura sempre brillante, completamento del mezzo miglio in 1:00. Penultimo rettilineo Susina Argina Steven, alla finestra Sara, poi l'8 di Salice. Si va alla chiusura del chilometro in 1:14.5, 14.3 di frazione, passa di forza il ronco del francesino e così il Ganymede, l'ennesimo Ganymede, prende vantaggio. 400 finali, 13.9 di fronte, 1:28.43 di miglio, scappa via il francesino. Si va al completamento della curva finale, Steven in vantaggio. E per proprio conto il Ganymede, si affannano gli altri. Viene via la grande il 6 di Sabaudo Luis che buca tutti, Sabaudo buca tutti. Steven per propria dimensione, Sabaudo netto secondo. E per il terzo sul traguardo è probabilmente Salice Jet numero 8 che era il favorito. Signori 1:58.9, 1:14.3. L'armata Minopoli conduce sempre, l'armata Minopoli sempre a segno e anche oggi con questo Ganymede 4:31 in chiusura. Linea alla regia.